Cos'è, papà? La solita zuppa? La solita. Va là che è buona. Neanche se fossi sposato mangerei meglio. Ma è Sam. Sam, ma che cosa è successo? Che gli avranno fatto? Il colonnello Cook è in pericolo. Correte. Lascia stare la pistola e alza le mani, che è meglio. Anche tu. Tu, vecchio, monta su quel cavallo e vieni con noi. Dimba, dell'altro che ne facciamo? Solo una cosa possiamo farne. Dove lo vuoi trovare? Nel saloon, ci sta di casa. Senti, io mi sono rifatto la posta e mi basta. Ma sì, tutta la notte ci abbiamo passato. Con questo sono sei. Una carta. Due. Anche a me. A me una. $200 per vedere. Vedo. Vedo. Anch'io. Tutti forti vi sentite. Io ho un asso e quattro donne. E cinque con quella che ho scartato io. Fermo! Grazie, Norman. Sei arrivato al momento giusto. Volevano fare i furbi. E vieni a bere. Ma che cosa c'è? Perché hai quella faccia? Ma che ti succede? Hanno ammazzato mio padre. Ammazzato? E chi è stato? Non lo so, Frank. È arrivato da noi un tale sfinito. L'hanno raggiunto due uomini bendati. E l'hanno fatto fuori mentre ci stava dicendo che il colonnello Cook era in grave pericolo. Poi volevano portare via mio padre e ammazzare me. Papà ha cercato di sparare e l'hanno fatto fuori. Il colonnello Cook era il vostro comandante durante la guerra civile, non è vero? Sì. Io lo devo trovare. Che vuoi fare? Voglio sapere perché è morto mio padre. Anch'io vorrei saperlo. Per fortuna c'è Logan su, è qui da qualche giorno. Andiamo a sentire. Era con me e con tuo padre nel reggimento di Cook. E ne parlava proprio ieri.
Sveglia, Logan. Ah, ma che sveglia, portami un'altra bottiglia. Ho detto di svegliarti, che ti devo parlare. Su. Ah, Frank. Ah, lasciami in pace, non ne ho voglia. Ho capito. Su, oh, avanti. Su, forza, Logan, vieni. Frank, vieni, vieni. Una risciacquatina di parabene. Ma che risciacquatina? Ma che mi rinfrescherà lei? Lasciami in pace. Ancora. Ecco qui. Non sono dai, dai, forza. Non posso essere smesso. Cosa? Questa non me la dovevi fare. Farmi bere tutta quell'acqua. A me l'acqua. Esce! Norman, mi dispiace tanto di tuo padre. Era un bravo ufficiale, il più in gamba del reggimento. Se gli somigli, devi essere in gamba anche tu. Quanto c'è ancora per Danger City? Un giorno di marcia, più o meno. Ma ce lo troveremo poi, il colonnello? Io so che sta lì. Vuoto, si sono portati via tutto. Guarda qui, anche questo hanno vuotato. Chi c'è là? Vieni fuori o sparo. Eccomi qua, ma voi chi siete? E sei tu, e cosa ci fai qui? Mi si era rotta una ruota, sono arrivati dei fuorilegge e ho fatto appena in tempo a nascondermi. Si sono presi tutto, il carico e i cavalli. Ma voi dove siete diretti? A Danger City. Potrei venire con voi? Bene, vieni con noi. Oh, bevi, che ti serve? Non c'è male, ma il mio era migliore. Il miglior whisky di tutto il West. Un vero peccato. Invecchiato nelle botti di legno, come Dio comanda. Mi piacerebbe tanto riprenderlo coi figli di cani che me l'hanno portato via. Se non se lo sono bevuto tutto. Io mi chiamo Foreman. E io Logan, amico. Il deserto mi piace poco. Hai paura? Non c'è da stare allegri. Possibile che non ci sia proprio nessuno.
suo padrone non deve essere andato lontano. Certo che ci deve essere stato un bel po' di movimento qui. Gente senza creanza. Neanche un goccio di whisky mi hanno lasciato. Guarda un po' se è la maniera di ricevere un disgraziato che arriva qui con la gola bruciata dalla sabbia del deserto. Ah, va là, che non è la sabbia del deserto che ti ha bruciato la gola. Ehi, guardate chi c'è qui. Forse lei ci può spiegare questo mistero. Ma voi chi siete? Insomma, cosa è successo qui? È stata una cosa orribile. Tutti li hanno ammazzati. Tutti gli uomini. È stato un vero massacro. Chi è stato? I banditi. Ramon. E il colonnello Cook? Anche lui è stato ucciso. Perché, lo conoscete? Sì, siamo suoi amici. E siamo qui proprio per lui. Non ne so niente. Avrà fatto la fine degli altri. Poveretta, da quando i banditi le hanno portato via il marito non ragiona più. Vi ha preso per uomini di Ramon. Vengono qui e fanno tutto quello che vogliono. E voi perché non scappate? E in che modo? Non ci hanno lasciato nemmeno un cavallo e a piedi ci riprenderebbero subito. Sarete stanchi, avrete fame e vorrete da bere, ma non ho molto da offrirvi. Non mi è rimasta che questa. È l'ultima. Però qualcuno c'è ancora in paese. Sì, donne e bambini. Gli uomini quasi tutti sono stati uccisi mentre cercavano di difendere il paese. E quei pochi che si erano salvati se li sono portati via come ostaggi. Allora non sono morti tutti. Venite da molto lontano voi? È un pezzo che camminiamo. Potrei avere un po' d'acqua calda per farmi la barba? Sì, certo. Lascia stare la bottiglia, tu. Andiamo a sistemare i cavalli piuttosto. Va avanti, Logan. Già, i cavalli hanno sempre qualcuno che pensa a loro. A me non ci pensa mai nessuno. È molto che conoscete il colonnello Cook. Io non l'ho mai visto. Lo conosceva mio padre. Ho messo l'acqua sul fuoco. Grazie. Che cosa ci fate voi da queste parti? Viaggiavo con un carico di whisky e altra roba, sono un commerciante. Sono stato assalito dai banditi, a poche miglia da Danger City. Poi sono passati quei tre, ed eccomi qua. Allora non sono vostri amici quelli? No, io li conosco appena. Ma tu che ci fai qui? I casi della vita. C'è chi vive in un posto e chi vive in un altro, non si sa perché.
Prima cantavo e poi ho comprato il locale. Si vede che ti è andata bene. Beh, non mi posso lamentare. Certo, una bella donna come te, bella e tutt'altro che stupida. Cosa è successo? Quei due la inseguivano. Hanno sparato e hanno colpito il cavallo. Ma è ferita? No, non mi pare, sembra solo svenuta. Ma chi sarà? È Rosy, la donna di Ramon. Dobbiamo ammazzarla. Brutta svergognata. Sì, ammazziamola. Che coraggio tornare qui. Dopo essere scappata con lui. Vendichiamo i nostri uomini, ammazziamola quella maledetta donnaccia. Ha lasciato il paese per seguire Ramon. Sarà meglio portarla dentro. Sì. Ammazziamola! Facciamo giustizia! Su, presto. Portami un po' d'acqua. Nessuno ti farà del male. Cosa sei venuta a fare? Non c'è posto per te qui. Sono scappata. E perché? Ramon non ti voleva più? Non potevo più assistere alle sue crudeltà. L'ho visto torturare quegli uomini. Le cose più orribili. Ma perché li tortura? Per costringere il colonnello a parlare. Il colonnello Cook? Sì. Il colonnello Cook. Tortura anche lui, ma non riesce a farlo parlare. Ma che cos'è che vorrebbe sapere? Dove ha nascosto i soldi? Che stupidaggini stai raccontando? Cos'è questa storia? Non sono stupidaggini. Sono decine di migliaia di dollari. Tanti dollari. E il colonnello li tiene nascosti.
Ramon vuol sapere dove. Bisogna liberarlo subito. Dobbiamo prima trovare Ramon. Tu puoi dirci dove sta? Sì, ma a che servirebbe? Siete pochi per mettervi contro quella gente. E non conoscete quei posti. C'è un solo sentiero che porta al rifugio di Ramon. E i suoi uomini lo sorvegliano continuamente. Quanti sono i banditi? Una trentina. Hai visto il mio Tom? Mio marito. Tom, non te lo ricordi? Sì, mi pare di sì. Dio ti ringrazio. Vieni, figliuola, andiamo a casa. È vivo. Il mio Tom è vivo. Io lo rivedrò. Avanti. Vi ho portato una tazza di caffè bollente. Ah, grazie. Ora ti lascio subito libera la stanza. Fate pure con comodo. Finalmente siete riuscito a farvi la barba. Però, dimostrate 10 anni di meno quando siete rasato. Sono un bell'uomo? Beh, insomma, siete passabile. Tu invece no. Ah! No, passabile è troppo poco. Sei una bella ragazza e puoi pretendere molto dalla vita, tu. Infatti ho già deciso d'andarmene da qui. Ma anche voi potreste far di meglio che vendere whisky nei villaggi. Sta certa che non morirò facendo questo mestiere. Mi pare che un po' ci somigliamo noi due. Hai ragione. Chissà che il destino non ci abbia riservato la stessa strada nella vita. E almeno un tratto potremmo farlo insieme. Non mi dispiacerebbe affatto. Sarà un viaggio molto piacevole. Decine di migliaia di dollari. Non sapevo che il colonnello fosse tanto ricco. Ma dove li avrà trovati tutti quei soldi? Mo. Oh, Ramon. Eppure io dico che gli uomini che hanno ammazzato mio padre erano stati mandati da Ramon. Ma perché? Che cosa potevano farsene di tuo padre? Solo il colonnello Cook può darci la risposta. Cosa aspettiamo? Perché non lo liberiamo? Oh, Ramon. Sta delirando. Se è vero quello che ci ha detto, ci vorrebbe un bel po' di fortuna per entrare nel covo di Ramon. Per poi trovarsi in mezzo a una trentina di desperados. No, troppi per 3 pistole. Ma noi abbiamo il vantaggio della sorpresa. Anche a Richmond avevamo il vantaggio della sorpresa ed è stata una carneficina come non s'era mai vista. C'era anche tuo padre con noi. Che disastro. È da allora che bevo per dimenticare quel giorno. Tu bevi perché ti piace bere. È inutile che cerchi delle scuse. Tu è meglio che torni fuori. E non perdere d'occhio la strada, se no la sorpresa ce la faranno loro. Fra un paio d'ore vieni tu, eh? Va bene. Tieni gli occhi aperti. Volevo solo dirvi una cosa. Voi potete aiutarmi.
Prendete. È tutto quello che ho. Salvate mio marito. Faremo tutto il possibile. Salvatelo. Abbiate fede. Salvatelo. Tornate a casa adesso. Guarda che non puoi bere, sei di guardia. Ma se non c'è anima viva. Adesso è un'ossessione. Ramon! Ramon! Non ti conviene sparare. Attiri la loro attenzione. Lascia che sparino gli altri. Smettila! Se no t'ammazzano! Beh, se ci tieni a fare l'eroe, divertiti pure. Come va in braccio?
una pistola anche a me. Tieni, ma non ti esponi. Hanno preso! No, hanno preso la bottiglia, l'ultima! Io cerco di arrivare dal colonnello, sei matto! Adesso che sono qui, sarà più facile entrare nella loro tana. Ma ce ne saranno degli altri di là. Beh, quando ci saremo si vedrà. Gomez va di sopra e spara dalla finestra. Col bambino, mettiti davanti alla finestra. Muoviti, ti ho detto. Yuma, voi due. A chi stai sparando? Non vedi che non c'è più nessuno? Mi è sembrato di veder muovere laggiù. Ma non sprecare munizioni. C'è sempre uno di loro. Per passare hanno la parola d'ordine. Quando dice Messico, devi rispondere arriva. Messico! Arriva! Thank you.
Quello è il sentiero che porta al rifugio, ma è scoperto, ci vedono subito. Di qua invece si arriva alle rocce, di solito non li sorvegliano perché è troppo difficile salire. Proviamo. Ma dove si è ficcato, Norman? È andato con quella ragazza. Mi ha detto che tentava di liberare il colonnello. Idiota, si farà ammazzare. Tornerà, Ramon. Ci puoi giurare. Allora è meglio filarsela. E tutte queste donne? Non le possiamo lasciare qui. Le portiamo via con noi. A piedi? No, coi carri. Ah, troppo lenti. Ramon con i suoi uomini ci raggiungerebbe subito. Questa ci serve. E questa ancora di più. In cima con le rocce c'è il rifugio. Di fianco alla casa c'è una porta. Appena entrato troverai un passaggio che va direttamente dove tengono il colonnello. Sì, tu aspetta qui. Colonnello. 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 Dovete venire con me. Avanti, ragazzi. Carica. Avanti. Carica. Oh.
Bisogna avvisare il generale Lee. Sì, certo. Dobbiamo far presto. State calmo. Chissà dove è andato a finire, Rosie. Quello che non capisco è perché non sono più tornati Ed e Short. Dì, ma non diamo un'occhiata al colonnello? Ha detto Bart che ci andava lui. Presto. Però, la sai usare la pistola tu. Dall'aspetto non si direbbe. Ne vuoi? Cos'è? Profumo. No, avresti piuttosto un po' di talco? Sì, ma è profumato anche il talco. E questo chi è? Un amico. Che amico? Quello del cuore? Cos'è? Sei geloso? No, semplice curiosità. Se quelli tornano... niente ci potrà più salvare. Ci ammazzano tutte. Siete pochi per resistere ai banditi. Perché uno di voi non va a Forte Yuma a chiedere soccorso? E restiamo uno di meno, allora. Se mi date un cavallo, vado io. Se volete, vado io. Hanno ammazzato Esther! L'hanno ammazzata sotto gli occhi del figlio! Di
Vieni, ti do il cavallo. Bella sparatoria, eh? Abbastanza. Dov'è Norman? È andato a salvare mio marito. Me l'ha promesso. Sì, è andato a rifugio di Ramon. A morire. Povero bambino. Coraggio, un uomo non piange. Me la dai una pistola? So sparare, sai. È inutile, niente da fare, è morto. Ma com'è possibile? Ci siamo fatti fregare. Io che ne so, governavo i cavalli. Beh, siamo stati dei fessi lo stesso. Pedro! Dov'è ben maledetto ubriacone? Io l'ammazzo. L'ammazzo come un cane. Ha lasciato il suo posto, ma dove si è ficcato? Che è successo? Che è successo? Ramon, è meglio che te lo diciamo subito. Hanno portato via il colonnello. Che cosa? Portato via il colonnello? Ma che diavolo stai dicendo? Bart! Dov'è Bart? Chiamatemi Bart, subito! Anche lui hanno ammazzato. Era andato dentro a vedere il colonnello. E voi, brutti figli di puttana? Voi dove eravate? Sono passati dalle rocce, dietro il rifugio. Ho capito chi è stato. È Rosy che gli ha insegnato la strada. Si vede che non mi conoscono bene, però. Sarete voi la mia vendetta. Allora tu hai proprio una passione per le armi. Sì, tanto più che ci serviranno presto. È inutile. Se Ramon tornerà, non credo che questo sia il posto migliore per vendere whisky. Ma tu cosa aspetti per andartene via di qui? Beh, ormai mi ci trovo. E poi che la faccenda dei dollari incomincia a interessarmi. Fino a rischiare la tua pelle? Fino a rischiare la mia pelle. Per me non ne vale la pena. Quei dollari potrebbero anche non esistere affatto. Non sarebbe meglio andarsene? Andarsene? Non sono il tipo che lascia gli altri nei guai. Colonnello.
Miss Leder, dov'è Alan? Qui, colonnello. Traditori. Sporchi traditori. Ti preparo un impacco di erbe. Il generale Lee dice che non c'è guerra senza traditori. Bisogna sempre combattere su due fronti. Quel vigliacco di Alan. David. L'ho detto a Sam che bisognava avvisare subito David Sandel. Mio padre. Tu sei il figliuolo di David. Sì. L'ho detto a Sam che bisognava avvisarlo. Corre un grave pericolo. È l'unico a sapere dov'è che... Alan era un bravo ufficiale, un uomo di fegato. Sei tu che l'hai rovinato. Una cattiva moglie è come una mela marcia. Guasta quella sana. Ma il generale Lee ci manderà certamente i rinforzi. È impazzito. Non ragiona. Quello che importa è sfondare l'ala sinistra. Solo in questo modo riusciremo a vincere. Ma, colonnello, non lo sapete che la guerra è finita? Il vostro nome? Donner, colonnello. Sergente maggiore Donner. Vi conosco. Nella battaglia di Gettysburg... Nella battaglia di Gettysburg bisogna... avvertire subito la General Black. Portiamolo in camera tua, ti dispiace? Ma no, ti pare? Vi faccio strada. Certo però che è stato un bel rischio. Avevi una probabilità su mille di riuscire. Come hai fatto? Ho avuto fortuna. L'unico guaio è che mi sono fatto male alle mani. Te le devi fasciare. È andata a morire. Questo vuol dire che siamo circondati. Era andata a chiedere aiuto. Ma Vim è morta. Qui diventa sempre più grave. Speriamo che le donne non si facciano prendere dal panico. Non mi avevi detto che sei sposata? Tu non me l'avevi chiesto. Ma questo non cambia niente, no? Chi è quello della fotografia? È lui? Sì. E dove sta adesso? E che ne so. Non mi dice mai quello che fa. Come stai, colonnello? Ma sembra proprio partito. Hai visto come si è interessato quando ha saputo che sei il figlio di David? Tuo padre per il colonnello non era soltanto un ufficiale in gamba. Era un amico. Anzi, un fratello. Infatti, quel tale Sam che fu ammazzato davanti casa nostra cercava mio padre per avvisarlo di un pericolo. E parlava proprio del colonnello Cook. Non ti preoccupare. A sentire il colonnello tutti corrono pericolo. Tuo padre, quel maggiore Black... Secondo me ha perso la testa. Ma suo padre correva pericolo sul serio. Infatti l'hanno ucciso. Ucciso? Sì, due uomini bendati volevano portarlo via. Lui si è rifiutato di seguirli e così l'hanno ucciso. E lui ha ammazzato i due banditi. Tutti e due? Si capisce. Se erano bendati, vuol dire che tuo padre li conosceva. Proprio così. Ma tu... non li avevi mai visti prima, i due banditi? No. Cosa ti sei fatto alle mani? Dobbiamo prepararci a un altro attacco di Ramon. Bisognerà mobilitare le donne. Meno male che abbiamo ereditato queste dagli uomini di Ramon. E le cartucce ci servivano, soprattutto.
Che brutte ferite ti sei fatto. Se vieni su in camera mia, vedo di farti una fasciatura alle mani. Ti ho preparato l'impacco, è veramente miracoloso. Vuoi? Grazie. Ma sono intrugli, non servono a niente. Proviamo. Andiamo. Vedi che ci servi anche senza pistola? Oh, forza, dai! Spingete! Su! Oh, ecco, basta, lasciatelo qui. Danne una anche a me. Ma la sai adoperare? Una volta me la cavavo discretamente. Accidenti, non vorrei avere discussioni con te, nonnina. Colonnello. Chi siete? Sono un inviato del generale Lee in missione segreta. Eh? Dovete consegnarmi immediatamente i fondi per l'acquisto delle armi. Ma il generale Lee ha dato a me l'incarico. Sì, lo so, ma c'è stato un controordine. Quei dollari dovete darli a me. Questione di vita o di morte per il Sud. Avete capito? Dovete dirmi dove li avete messi. Voi li avete nascosti, vero? Che cosa vuoi da lui? E tu? È inutile che tenti di sapere. Bisogna avvertire il generale Meade che la cavalleria nemica non... Sì. Non... Sì, l'avvertiremo, ma state calmo adesso. Hai paura che parli? E perché? Ti interessano tanto quei soldi? Certo, sono molti. Una fortuna enorme. Ma non esistono. Non li troverai. Non c'è nessun tesoro, è inutile che tu lo cerchi. Presto! Venite! È Carson, il figlio di Mary! È uno degli ostaggi! È Joe! È John Carson! È tornato! Venite! John! Coraggio, figlio mio! È uno degli uomini presi dai banditi. È ferito allo stomaco. Coraggio, John! Aiutatemi! Fate qualche cosa! Non lasciatelo morire! Aiutatemi! Ramon mi ha... Mi ha mandato Ramon a dirvi che ammazzerà tutti. Vuole fare il degheio. Non risparmierà nessuno. Moriremo tutti se... Moriremo tutti se... Se non gli consegnerete il tesoro del colonnello Cook... Oh. Ammazzerà tutti. No, il mio Tom no. Aspetterà fino all'alba. È qui, fuori del villaggio, con tutti gli ostaggi. Ma... Oh. M'ha mandato apposta per avvisarvi. Vuole quei soldi. Li vuole. Se glieli darete, vi lascerà in pace. In pace. Oh. In pace. John! John, figlio mio. Dove sono? Com'è finita la battaglia? Non vagitate, colonnello, state calmo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ma siamo troppo pochi ormai, non possiamo resistere. Sentite, colonnello. Ma lasciatelo stare. Non vedete che non ragiona? Bisogna farlo ragionare. Colonnello, mi capite? Voi avete questo tesoro? Sì, il tesoro del pirata Morgan.
Avete trovato niente? È inutile. Non c'è niente. E il colonnello? È tutta la notte che cercano di farlo parlare. Ma non riusciranno a niente con questo. E se fosse vero che quei dollari non ci sono? Quante volte abbiamo sentito parlare di tesori inesistenti? Sì, ma questo esiste. C'è sul serio. Sì, finalmente ha detto di averli i soldi. Ma non c'è niente da fare, non vuole dirci dove sono. Come? Ma glielo avete detto che se non ce li dà ci ammazzeranno tutti quanti? Sì, che glielo abbiamo detto. Ma anche questo non è servito a niente. Dice che quei soldi debbono servire per la riscossa del vecchio sud. E il mio ragazzo deve morire per il vecchio sud? Ma questo pazzo ci vuol fare ammazzare tutti, veramente. Dovete convincerlo. Lo convinceremo noi. Parlerà. Deve parlare. Su, andiamo. Gli facciamo vedere noi. Un momento, ma che volete fare? Sicuro, deve parlare. E non c'è tempo da perdere. Colonnello, dovete dirci dove sono quei dollari. Non potete farci ammazzare così. Non parlerà. Pensate un po' anche a noi. E poi ammazzeranno anche voi, sapete. E che ve ne fate dei soldi quando vi avranno ammazzato? Tra poche giorni, se non glieli diamo, vengono qui. Colonnello, non ci fate ammazzare tutti. Voi non sapete che cosa significa aver votato la vita ad una causa giusta. Quei dollari non sono miei. Sono degli Stati Confederati. Da quando è finita la guerra, gli Stati Confederati non esistono più, colonnello. Tacete, tacete. Dovevano servire per acquistare una grossa fornitura di armi. Forse con quelle armi avremmo potuto vincere. Andiamocene. Dove? Via di qui. Questi muoiono tutti. E tuo marito? L'hanno ammazzato. Però... la battaglia di Richmond. Che rovina. Che rovina. Il reggimento decimato, i magazzini caduti in mano al nemico, le munizioni, le armi. Soltanto il denaro riuscì a salvare dopo la sconfitta. Dissi che l'avevo perduto nella confusione della ritirata. Non ho il diritto di darlo a nessuno. Servirà per il vecchio Sud il giorno della riscossa. Quei soldi sono del governo degli Stati Uniti. Quali Stati Uniti? Per me non esistono. È l'unico governo legale. E prima o poi il servizio segreto li troverà. Voi solo potete salvare i nostri uomini. A migliaia sono morti per il Sud. A Richmond. A Gettysburg. Colonnello, colonnello, se non parlate, tutte queste donne verranno massacrate dai banditi. Perché? Perché dobbiamo morire noi? Ci ammazzeranno tutti, faremo tutti la stessa fine. Perché devono morire i nostri uomini? Perché? Perché? Anche il mio bambino deve morire, che ne sa lui del Sud e del Nord? Era destino. Venite, venite, ve li darò. Ah, finalmente siamo ancora in tempo. Sono lì, in quella valigetta. Datemela. Non ci sono più. Eppure, erano qui, ve lo giuro. Dovete credermi. Dovete credermi. Thank you.
L'avete trovato il tesoro? Sì, eccolo qua, bevitelo. Povera gente, però, quando ormai si credevano salvi. Senti un po'. Lo conosci questo? È quello che ha ucciso mio padre. Chi è? L'avevo immaginato. Come mai hai la sua fotografia? Te lo dirò al momento opportuno. Si vedono ancora. Eppure arriveranno. E le donne già ai loro posti. Però ce ne sono di donne in gamba. Puoi vedere che ho sbagliato tutto nella vita. Perché ho sbagliato tutto? Che avresti voluto fare? E cosa ne so? L'allevatore. Magari di bambini. Eccoli. Non sparate finché non ve lo dico io.
lì dall'altra parte. Avanti! Nessuno si deve salvare! De Gaio! Io vado a dargli una mano, va bene.
Fermati! Fermati! Lasciami andare! Ma cosa vuoi? Ma che cosa vuoi? Maledetto imbecille! Proprio te dovevo trovare sulla mia strada. E Ramona ha sequestrato il colonnello per farsi dire dove erano i dollari. Adesso incomincio a capire. Tu volevi frugare con comodo nella casa del colonnello. Tuo marito era d'accordo con Ramon, che l'ha mandato dal padre di Norman nella speranza che sapesse dove erano i soldi. E invece li hai trovati tu. Sì, ma perché non te ne sei andata subito? Perché? Perché siete arrivati voi. E per i soldi hai lasciato ammazzare tutta questa gente. Lascia stare quei dollari. Sei pazzo, pazzo! Questi dollari sono miei, 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 capisci? Leva quel piede. T'ho detto di levare quel piede. Ma lo vuoi capire che sono miei? Io li ho trovati e sono miei ormai. Nessuno me li può portar via. Né te, né Ramon, né questi straccioni che sono ancora vivi. Questi dollari sono del governo. E a te che te ne frega? Sono un agente federale. E il governo mi ha incaricato di recuperarli. Ramon. No, Ramon. Aspetta. Li ho trovati i soldi. Eccoli, te li volevo dare. No. No. Sono tuoi. Prendi. Hai fatto la fine che meritavi. Prendi i cavalli, subito. Ha 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 ha!
Thank you.